All'incirca da marzo le farmacie dell'ASL della provincia di Barletta-Andria-Trani non erogano più il servizio di prenotazione esami. Quali sono le ripercussioni sulla parafarmacia all'interno dell'Ipercoop di Andria, che insieme a quella appunto di Barletta sono le uniche due parafarmacie che erogano ancora questo servizio? È uno dei pochi punti di riferimento per le prenotazioni, per cui comunque molti utenti si rivolgono a noi e quindi le prenotazioni sono passate da una decina al giorno a oltre 200 al giorno. Quali sono i disagi? I disagi sono un po' la confusione che si crea, il disagio comunque nostro nel dover svolgere comunque le nostre altre attività, visto che comunque è una parafarmacia, non è uno sportello CUP. Stava dicendo, direttrice, che vi siete ritrovati con una mole di lavoro da dover affrontare, che in realtà è davvero enorme. Sì, più che altro noi in Coop Estense abbiamo insomma, da sempre svolto questo servizio. Appena ci è stato possibile abbiamo attivato il CUP alla Coop, che è un servizio di prenotazione che noi svolgiamo come servizio per i nostri soci e consumatori. Ora da qualche mese questo servizio insomma, è diventato più pesante del solito, perché noi non siamo più in grado di gestire i nostri standard medi di servizio, nel senso che comunque noi gestiamo non più una o due persone in coda, ma come vedete ci sono in coda normalmente dalle 15 alle 20 persone in attesa, con le difficoltà che si riescono a immaginare, per cui più volte insomma, abbiamo avuto contatti con l'ASL, perché noi vorremmo continuare a garantire questo servizio perché è fondamentale, ma ci sono consumatori che ci visitano per la prima volta, per cui insomma, ci sono dei lati positivi a questo, cioè è un fortissimo aggancio con la cittadinanza, con la popolazione di Andria che comunque vive un disagio. Per contro anche noi cerchiamo di gestire magari con due farmaciste, accreditando altre persone, siamo un po' in difficoltà perché il servizio poi magari non è all'altezza dei nostri standard. Quali sono le richieste che arrivano dai cittadini? Sì, loro sono normalmente molto contenti di poter effettuare, di avere un'alternativa, perché noi rappresentiamo un'alternativa giornaliera, nel senso che comunque essendo questo servizio svolto all'interno dell'Ipercoop di Andria piuttosto che in quello di Barletta, noi lo svolgiamo per 12 ore al giorno, che è il periodo di apertura. Per contro loro ci dicono che i biglietti alla ASL sono già esauriti la mattina presto, pertanto loro vengono qua nel momento in cui i biglietti sono terminati, per cui alle 9 di mattina noi abbiamo già la fila dietro, anche se questo magari non è legato all'attività commerciale, nel senso che vengono esclusivamente per svolgere questo servizio. Poi cercano qui i servizi che normalmente si dovrebbero cercare in una ASL, per cui la sala d'aspetto, le poltroncine, oppure non lo so, mal digeriscono il fatto che alla Coop ci sia la precedenza per le donne in gravidanza piuttosto che per i disabili. Questa cosa non è tollerata, ma noi comunque siamo la Coop e manteniamo quelle che sono le nostre garanzie indipendentemente dai servizi che svolgiamo.